Una tragedia si è verificata venerdì 17 maggio nella provincia di Vercelli. Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere stato azzannato dal cane dei genitori a Palazzolo Vercellese. I genitori, recentemente trasferiti in paese, hanno lanciato l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni, l'attacco è avvenuto mentre il bambino era in braccio alla nonna, che stava passeggiando in giardino. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorsi, incluso un'unità di elisoccorso, non c'è stato nulla da fare per il piccolo. Al momento della tragedia, i genitori erano usciti per fare la spesa, lasciando il bambino con la nonna. Sono stati loro a portare il figlio all'elisoccorso, atterrato nel campo sportivo del paese, ma il bimbo era già in condizioni critiche. Le indagini sull'accaduto sono ora in corso da parte dei carabinieri di Vercelli. Il cane, che non aveva mai mostrato segni di aggressività, è stato sequestrato dai militari dell'Arma Forestale per ulteriori accertamenti.